Troppo chill, lo fai. Questo è l'1% del volume, scusami. Aspetta, così è meglio. Così è meglio. Abbiamo un sottofondino almeno. Diciamo che questa non mi piace. Questa. Questa è bella, questa è bella. Amici, siamo qui, siamo. C'ho un peletto qua. Siete pronti? Troppo. Così troppo poco, però. Voglio bassa la musica, voglio bassa proprio di sottofondo. Scaldate i motori, perché in realtà non è che ce n'è bisogno, però preparate le carte di credito perché oggi andiamo ad analizzare. Banana Joe, grazie. Buonasera, buonasera a tutti. Cosa vi aspettate? Vi aspettate il prezzaccio, no? L'orologio a 5 euro, ve lo aspettate, questa volta? Ve lo aspettate? Grazie, Monaco Benedetteinus Arich. Siete qui solo per questo, ditelo. Che volete l'automobile a 150 euro. Eh? La PlayStation 5 a 30,99 euro. Eh? Vale, vorresti la Stream Deck a 20 euro, che ne so. Ma c'è, in realtà c'è sempre un sacco di roba per la cucina in sconto. Gruppetto disco per fare le foto. C'era già quella, c'era già per fare le foto agli orologi. Dai, Gaia, per tirarsi sul morale non c'è niente di meglio che spendere soldi. A meno che non sei giù di morale perché sei povera. Lo siamo un po' tutti, ma comunque spendiamo soldi per sentirci meno poveri, ritrovandoci più poveri di prima. Trovare oggetti con sconti al contrario, quello che paghi di più, perché sei talmente ricco, Marco, che vuoi pagare di più, il sovrapprezzo. Sì, a parte che un sacco di cose sono già in sconto in realtà, che c'è stato questo Early Black Friday e alcune cose avevano già dei buoni sconti anche in realtà. Io voglio solo spendere anche se non mi interessa nulla, ma guarda, io sono come te. I diamanti a 50 centesimi, vai. Lo tiriamo fuori il prezzaccio questa sera, eh? Link per la Canon 1DX a 10 euro. Ragazzi, sconti pazzi questa sera. Tutto sotto i 10 euro. Tutto Amazon sotto 10 euro sarà. Un casino. Cosa, Dan? Voglio il calco del ginocchio destro di Vincenzo. Ma si può fare comunque, si può fare. Ci pensiamo su, magari lo vendiamo nello shop che apriremo a dicembre.
Jeff Bezos 9,99 euro. Beh, io oggi mi sono preso una cosa gratis su Amazon in realtà. Non so se me l'hanno eliminato l'ordine. Era anche una cosa abbastanza inutile. Cioè, inutile. Ho preso praticamente un relè. Praticamente ho preso un relè da 19 euro con lo sconto di 19 euro, quindi l'ho preso gratis. Era un relè che da mettere dietro l'interruttore del muro per far funzionare l'interruttore con Alexa. Che non è male in realtà come cosa, è carina. Cioè, in realtà è quello che facevano un sacco di interruttori da muro, roba così. Magari c'è ancora. Non lo so, fammi andare a vedere se c'è ancora. Già ve lo linko quello. Aspettate, fatemi vedere se lo becco. No, non è più disponibile. Mi spiace. Vabbè, non è che vi siete persi chissà cosa, dai. Insomma. Però a gratis va bene tutto, effettivamente non l'avrei mai preso. Ho chiuso un aperto per la stanchezza, quindi vi saluto e vado, mi addormento con voi sotto foto. Ma ti perdi le offerte a 2,50 euro un appartamento in centro a Milano, eh? Io te lo dico. Vedi un po' te. Grazie, Otrebor. Abbiamo un Excel come da classico, poi a mezzanotte vi spammo tutto, vi spammo. Mi preparo. No, ho sbagliato, questo era il pulsante inadatto, scusate, eccomi di nuovo. Poi a mezzanotte vi spammo tutto. E se poi rimanete delusi? Eh? Aspettate. Non risponderà Marco che gli ho preso Pokémon per domani mattina. Gli ho dovuto prendere due card per il Nintendo eShop da 50 e da 15, anche se il gioco costa 60 perché sono dei bastardi. C'era un preassemblato con la 3070 170 euro. Ne hai comprati 5? Spero. Diventavi ricco. Aspetta, mi devo aprire un po' di robe. Amici, manca un minuto. Manca un minuto. Fammi vedere di fare due robe. Ok, ci siamo. Punto esclamativo, BF. E avete il documento, avete. Va bene? Eccolo qui, adesso ve lo spammo anche così. Questo è il documento, vediamo. Andiamo un pochino a vedere. Devo fare la zizzata. Amici, purtroppo, ve lo spoilerò già, non c'è nessuna offerta. No, questo qui è Telegram, non guardatemi Telegram per favore. Avete visto il gruppo Sesso Gratis? Non mi va. No, non c'era il gruppo Sesso Gratis. Per fortuna non l'avete visto. Per un pelo, ragazzi, eh. Comunque.
Dov'è la mia faccia? Scusatemi. Eccomi. Prendi disponibile il vostro pubblico questo spirito. Pubblico sul web. No. Ho pubblicato sul mio di web. Sono già deluso. Ragazzi, mi spiace, ma ci sono molte offerte interessanti, però. In linea generale sono più o meno sempre le solite. Sono più o meno sempre le solite. Però c'è qualcosina di ficcante. Va bene. Va bene. Colla, vi arrivo con Ninja. Vi ho lasciato con Bezos. In realtà il gruppo sesso gratis è il gruppo mio di gatto, Karim, Rob, tutti noi là. Però siamo simpatici, quindi si chiama sesso gratis. Sarei tornato per te. Alcune sono sbagliate e partono più tardi. E... boh, adesso lo... no, non dovrebbero partire più tardi. In teoria queste qui dovrebbero essere tutte quelle disponibili oggi. Ma adesso andiamo a vedere. Adesso andiamo a vedere. Le andiamo a cosare e poi dopo guardiamo anche... andiamo fuori. Ah, il Roomba è ancora 9,99? Allora magari questo è sbagliato. No, 6,99. Tiè, Gianluca. Prezzaccio, tra l'altro, perché 6,99 c'è stato per tutto l'anno. Ma questo è fake, scusate. Questo me l'ha messo Luke, ma Luke... ma che mi fai? È stato è il suo prezzo, A 6,99 forse è il suo prezzo e deve essere, Dov'è? Roomba i7, 6,99. Ma questa la togliamo, ma che scammata è? Anche il primo di due smartbox è a 189. Questa è la Luke, ma non mi fare le figure del cacchio. Adesso vediamo quelle che ho messo io e quelle che ha messo Luke. Quelle che ha messo Luke magari sono tutte truffa. Cioè, in realtà quella lì è giusta, è 6,99, però è una scammata perché era già in sconto, quindi... ma anche io ho visto gli ultimi 3 mesi, in teoria. Chi era? Dan, grazie. Ha appena comprato tutto. Bene, Dan, ottimo. Allora, l'Echo Dot e tutti i dispositivi Amazon sono in offerta. L'Orju, sono tutti in offerta. Quindi non vi ho manco messo il link, vi metto il link generale, magari, delle robe. Ma partiamo con l'osservanza, va bene? Come anche l'Elgato non è in offerta? Quello l'avevo visto che era in offerta. Però sono tutte scam, ragazzi. Non mi è andato niente. Magari ancora devo partire qualcuno, Grazie Bloody Prusa, grazie Silent Eagle. Vediamo un po'. Abbiamo qui delle schede micro SD, 30 euro, è giusta. 256 giga. Tra l'altro l'avevamo vista in una lista desideri di qualcuno di voi domenica scorsa. Micro SD... per la Switch, in realtà è una micro SD normalissima. Se... questa qua, in teoria, la seconda, che costa un pelo di più, credo sia più veloce. Dovrebbe essere Ultra 3. Però, se vi servisse, una micro SD, sempre lì. Poi abbiamo un SSD esterno NVMe a 114 euro. Questo qui costava 169 euro, mi pare. Basta guardare qua, 168, 126 è stato minimo, 140, e lì costa 114. C'è anche degli altri colori in teoria, sì, 114. Calmi ragazzi, adesso guardiamo tutto, tanto queste offerte qui non scappano, non c'è nessun errore di prezzo catastrofico che bisognava essere veloci a comprare, che se no spariva tutto, quindi andate tranquilli, non vi preoccupate. Andiamo a vedere con calma. Comunque questo qui, il meno 30% del warehouse, non lo so, sono curioso anche io, volevo vedere qua sopra quello qui, perché abbiamo riciclato il vecchio modello del coso, ma li devo ancora mettere. Non so se c'è il, non so se c'è il 30% al warehouse, sarebbe ficcante, ma non lo so, non vedo nessun banner che me lo dice. A parte che io non vedo neanche nessun banner di settimana del Black Friday. Come di solito c'era in grosso, c'era. Vabbè.
il momento non c'è purtroppo. Eh no, in effetti non c'è. Intanto questo qui cancelliamo, poi lo metteremo. Allora, mouse, che qualcuno di voi serviva al mouse, serviva. Abbiamo il 305 a 29 euro, giusto, e l'altro a 79. No, non è andato in sconto questo, attenzione, non è andato in sconto, quindi ci mettiamo doubt. Però questo qui è in sconto, per carità, non è uno sconto chissà che, di solito si attesta ai 34 euro. Però questo qui, ragazzi, è un mouse fenomenale. Comunque sì, Black Friday dura fino al 29, in realtà ci sono 10 giorni di tempo. Dura fino al Cyber Monday. E ci saranno anche offerte in più che si aggiungeranno ogni tanto, quindi state sempre tuned. Tra l'altro, perché le figure me le dai in bundle con le cuffie? Non è vero. Le compravo anche io, le compravo a 29 euro se mi davano anche le cuffie. Però 29 euro. Stonks. Il giorno stesso del Black Friday usciranno offerte nuove lampo? Speriamo di sì. Perché in realtà la maggior parte sono tutte che durano tutto il periodo. Poi anche io un po' me l'aspetto che il giorno del Black Friday ci sia qualcosa di più, però non lo so. Comunque, questo qui invece è quello che c'ho io. Vediamo se è in sconto, 89 euro. Costava effettivamente non 154, ma è andato a 94 un paio di volte, però 110 euro, intorno ai 110 si attesta. Ed è quello che uso tutti i giorni, io ce l'ho bianco. È leggerissimo, veramente tanto leggero. Se volete, 89 euro. Non è male. HyperX Cloud Stinger. Queste qui sono delle cuffie ottime. 34 euro sono spettacolari per questo prezzo. Anche di microfono sono abbastanza buone. No, tu hai il Pro X Super Light. No, io ho il Pro Super Light, non ho il Pro X. È proprio questo qua. Anche se quello bianco, io c'ho il Pro X Super Light. Ma dove si vede che super? Effettivamente sembra più questo il mio. 150. Il mio è questo qui, in effetti. Scusa, non me l'hanno mica scritto che c'era Super Light. Nel dubbio, comunque. Penso che non cambi neanche troppo. Mouse, cambia un cazzo, cambia. Ma, continuiamo. Cuffie spettacolari a quel prezzo. Abbiamo un volante della Trustmaster, vediamo se è in sconto. No, non è in sconto. Doubt. Normale, il mio pesa leggermente di più, cambia poco, vabbè, quello qui non pesa assolutamente niente, in effetti. Abbiamo poi altre cuffie, vabbè, le apro tutte, che qui abbiamo le classiche di HyperX, ci sono queste qui che sono wireless, in realtà non le conosco queste, però 89,99€, magari vi leggete qualche recensione voi, c'ha 4,3 stelle su 5, quindi perché no? Sono calate di prezzo, magari so buone. Quel volante è buono, i Trustmaster so che sono buoni. Quindi magari teneteli d'occhio. Poi abbiamo queste cuffie, queste qui sono penso le cuffie più famose di HyperX a 64 euro. Spettacolari queste. Queste qui sono, penso, le cuffie più amate da tutti. Queste sono le cuffie che Korn gli ha mangiato purtroppo il gatto, il cavo, un giorno mentre eravamo quasi in live. Consigliatissime, 64 euro, sono ottime perché stanno sempre intorno ai 90-80. Poi abbiamo un monitor bruttissimo, almeno per il mio fa cagare, è terribilmente brutto. Però ha tutte le carte in regola per essere un buon monitor. Quad HD, quindi 2K, 27 pollici,
144 Hz IPS, tempo di risposta non è un millisecondo, però costa 2,29, giusto? Sì. E va bene. Ma come Gianluca ce l'ha in negozio a 189? Vabbè, andate all'Euronics allora. Scammata? Però è 2,69, non lo so. Sappiate che l'Euronics costa di meno. Asus TUF Gaming, questo qui invece rimane Full HD, non 2K, 280 Hz, 1 millisecondo, G-Sync, HDR e cazzi e The Dick, da 360-350 € a 296, giusto? No? No, mi fa venire la pipì questa musica, aspetta. Poi abbiamo un monitor invece non da gaming, però molto carino questo, un monitor normale, sempre il pannello IPS che è ottimo, io li preferisco gli IPS. E vabbè, Full HD, proprio un monitor base. Da 130, 120, 119 va a 104, un pochino vicino alla soglia dei 100. Se vi serve un monitor anche secondario, no? Quello, no, questo qui non credo si possa mettere in verticale, ne dubito. Quello di prima. Questo si può mettere in verticale. Se no, fa vedere se c'è LG Ultra Gear. Questo qui è quello che ho io, però il mio non è Quad HD, ma è Full HD. Non è questo, però. Fammi vedere, c'è la versione Full HD da qui. Cosa cambia tra questo e questo? Non lo so. A parte che basta un po' di scotch per metterlo in verticale, lo giri un attimo. E chi si è visto, si è visto. Questo è il mio. 238 €. E si può mettere in verticale. No, non è il mio però questo. Il mio è un pelo diverso dietro. Vabbè, simile al mio questo. Stessa roba c'ha. Ma continuiamo. Abbiamo l'Elgato che mi avete detto non è in sconto, 149 € ma rimane a 199. Daubt. Abbiamo questo monitor da gaming curvo, quello qui è 21 noni però, 299 esatto, costava 350 prima. Questo qui è largo. Hai un Full HD da 27 pollici? Sì, e si vede da Dio. Va bene. Grazie, Ravrext. Gentilissimo. Ho un Full HD perché non mi posso permettere dimensioni troppo esose di risoluzioni perché streamando va sempre tutto una merda, è un problema. E comunque 27 pollici va bene, Full HD. Sopra magari non più. Comunque questo qui, se volete un 21 noni, 30 pollici, perché essendo largo, serve il comando vecchio, tieni. C'ha un cooldown di 5 minuti. Ma proseguiamo oltre. Un altro, no, questo qui è un M2, è un SSD M2 da 500 giga NVMe della VD, della Western Digital. Che era 72, 71 € è stato come prezzo minimo e ancora più basso a 67, ma non ci si può aspettare tanto di che cali questi qui. In realtà per un NVMe è un buon prezzo, ve lo posso assicurare. Ma ce ne saranno anche altri. Tipo, li apro tutti. Tipo, in realtà questo qui è 100 volte meglio come prezzo anche.
Ah no, è il secondo, ho sbagliato, scusate. Li apro tutti. Allora, era giusto il prezzo, era 67, sì. Poi abbiamo questo, 109 euro, un tera. Questo qui è buono, minchia. Ma c'è mai stato il 970 a questo prezzo? È calato ultimamente. 142, 139. Puttana. Ragazzi, questo qui è bestiale. Questo è uno sconto della Madonna. Questo qui è un terabyte NVMe della Samsung, quindi i migliori sul mercato praticamente. A 110 euro il prezzo di un disco non NVMe. Se vi serve un SSD NVMe. Morrez, porca troia, prenditi qui. Io consiglio questo. Poi c'è anche il 980 Pro da 2 terabyte a 300 euro. Se proprio volete esagerare, è un prezzo buonissimo perché costa 380, 322. A 299 è buono per questo modello qui. Però se ci dovete fare, questo qui è incredibile. Poi abbiamo uno storage molto più easy, SATA 960 GB, 89 euro. No, non è scontato questo. Infatti dicevo, ma 89 euro non è molto. 84 dovrebbe essere. Che offerta è 84? Cioè, chi se ne frega? 84 euro. Converrete con me. A Marco gli ho preso il Silicon Power da 1 tera, 87 euro. Effettivamente costava un po' di meno quello, se solo fosse stato in offerta. Daubt. E abbiamo il classico SSD SATA della Samsung, 113 euro. Ma vedi che com'è possibile che costa. Ah, ecco, infatti non è vero. 113 euro con l'NVMe che costa di meno. Ah, però from free, bello sconto. Scammata, scammata. Però gli M2 ottimi. No, infatti Gianluca, quella lì è un'incula. Ma a parte che, scusa, fammi vedere, ma è sempre stato a questo prezzo? E chi lo compra al giorno d'oggi il Samsung a 110 euro? Ma sarà un errore. Invece è il suo prezzo. C'è il 980 tra l'altro. 113. Però l'altro è plus, non so. Bisognerebbe vedere qualche recce. Ma che è un PC senza slot M2 non ha bisogno di prendere un SSD. Tanto è talmente vecchio il PC che farebbe meglio a cambiarlo. Mi cade per esempio comprare la batteria lì di Unamai a 6 euro. Ma che marca è? Andiamo a vedere. Unamai bilancia. Non mi pare. A meno che c'è poi il coupon. Risparmi 10 euro come cliente Amazon Prime. No. No. Però c'è un ulteriore sconto di risparmio di 10 euro come cliente Amazon Primes. Qui risparmi 14 euro più applica coupon di 15 euro. Dopo ci guardiamo, finiamo prima il nostro. Allora, dicevamo, Oppo che sta tirando fuori delle gran robe nel reparto telefonico. Non conosco le cuffiette.
Quindi magari informatevi a delle buone recensioni. 49 euro invece di 69, che magari stavano a 59, esatto, però sono ulteriori 10 euro di sconto se non vi piacciono quelle in-ear. Poi abbiamo il Poco X3, uno smartphone della Madonna, questo qui, a 199 euro. Anche nel Prime Day era 199 euro, se non mi ricordo male. Però al posto di 250, 229, 199 euro. È una bestia di telefono. Poi c'è. In realtà di poco c'è anche l'F3, che è la versione quella più fica, quella che c'hanno anche Marco e Eliezer, a 299, come quando l'hanno preso Marco e Eliezer. Infatti l'hai acquistato l'altra variante due volte. Sì, perché l'ho preso a Marco e Eliezer, eppure a mia mamma gliel'ho preso. Niente. Fenomenale. C'è il OnePlus, praticamente tutti i OnePlus in sconto ci sono, però io vi ho messo quelli un pochino più succosi perché c'è l'8T a 399 euro, che è bombissimo anche questo. Poi c'è il 9, che è l'ultimo modello, 569 quello 9 e il 9 Pro a 729, che stava a 870, esatto, 850 euro e 729. Non è Mario. Costa poco, costa un poco i poco, in effetti. Ah, era un errore di prezzo, da 30 euro veniva 6,99, ma io non c'era nel mio files. No, ragazzi. Vabbè, non sono felice. Intanto fatemi guardare qualche channel. Ok, scusatemi. Passiamo ai notebooks da gaming. C'è questo MSI che è 739 euro. È un PC da gaming abbastanza basic in realtà, con un i5 10500, quindi di serie 10, una 1650 Max Q. 8 giga di RAM. Che la RAM potrebbe essere poca, ma in questi portatili fai prima a prenderti quelli da 8 giga di RAM e comprarci la tua aggiuntiva in sostanza. Però vabbè, in realtà non è male per questo prezzo, con quelli che costano mo. Ho failato di City, sì. No, lo sconto del 20% e del 30% sul warehouse non c'è. O non c'è ancora, non lo so. No, con le offerte diluite in questi giorni, ma infatti secondo me... Allora, perché in realtà nel file tutte queste offerte col punto di domanda che ci hanno scammato dovevano essere attive oggi. Però magari se le tenete d'occhio, magari saranno attive poi i prossimi giorni. Poi abbiamo invece un MSI Katana, questo qui invece è un pochino più performante, che non è in sconto, scammatissimo. 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 Chissà se andrà in sconto. Perché questo qui non era male. 3070, i7 di undicesima generazione, 16 GB di RAM. Quindi questo qui era una bomba. Però siamo stati scammati. Magari un'altra versione? No, con la 3050T. That's kicking through Kulu. Però, signori, dai. Acer Nitro 5. Qui è proprio se in sconto quello con la 3050, ma con la 3050 fatemelo riaprire, aspetta, questo sì,
Sì, a un centinaio di euro di sconto, però con la 3050. Ma. E ci fosse stato il 30%, il 20% di sconto sull'usato, questo era stonks. Sì, immagina avere una serie 3000, ma c'è la 3050. Comunque c'è questo qui, 879 euro, questo che è giusto, sì. Ed è più o meno come quello di prima, i 5 però di undicesima generazione e ha una 3050, non una 1650. Quindi tecnicamente questo qui è migliore dell'MSI da 739. Però è un Acer Nitro, che è magari un pochino meno affidabile degli MSI. Una power bank da 20.000 mAh, 32 euro invece di 26. A te. Scammerini, scammerini questi, eh. Andiamo avanti, vediamo. Queste sono delle cuffie che costavano 300 euro, delle cuffiette da 300 euro, 149 euro. Ah, però vedi, 200, 250, comunque uno sconto della Madonna perché sono 100 euro in meno dal loro minimo. Che non lo so io, allora, Bang & Olufsen so che è una marca molto buona nel reparto audistico. Poi non so come sono di preciso queste, sono molto fancy, molto eleganti. Ieri un euro vedere le Galaxy Buds 2 a 50 euro, ma fa schifo le Galaxy Buds 2. Qui abbiamo le Kingston Fury delle RAM 16 giga 3200 MHz a 64 euro invece di 65, 67, vabbè, però ci sono stati dei picchi, comunque il minimo storico. Chissà se ci sono delle memorie così, al primo impatto che mi dice, ah, c'è una memoria incredibile. Ma no. Le ballistics, tiè. È poco questo, oh, scusami. No, non ho detto autistico, ho detto audistico al massimo. 55, queste non so male, ma non è uno sconto da Black Friday. Beh, sì, che cazzo è uno sconto da Black Friday, però scusatemi, eh. Le vado ad aggiungere al posto di quest'altra, guarda. Se mi permetti, 54,99. Pochissimo. Tiè. C'è l'offerta sull'acquisto del buono. Comprando un buono da 60 euro tieni 6 euro di buono ulteriore. Quindi altro sconto. Ah beh. Sì, la roba del buono, che se acquisti un buono da 60 euro, tipo robe così, c'è sempre in realtà. Di solito. Cioè c'è spesso con Amazon. Ah, questo qui, vedi. Con 60 euro di ricarica c'hai 6 euro di sconto. Beh, comunque meglio l'altra in realtà. Bisogna stare occhio a queste diciture che ci sono scritte qua. Poi abbiamo i robottini aspirapolvere, vediamo un po'. Abbiamo Roomba 971, il Roomba 692, che sono modelli in realtà un pochino più vecchi, cioè dovrebbero esserne usciti di nuova, tipo c'è il 981. Però non è in sconto, quindi mi spiace, ma. No, però era. Aspetta, cosa ho guardato? No, era giusto, era 329. Quest'altro è a 179. Ok, sono entrambi validi. Chi è? Grazie, Berb. Da 199 in sostanza a 179, 20 euro di sconto per questi robottini. Ho saltato il Mi?
Ah, è vero, scusate, c'è anche il robottino della Xiaomi 299, giusto, che c'è già stato dei brevissimi tempi, però invece di 399 uno sconto di 100 euro, che la Xiaomi sta facendo tutte le robe di una qualità anche abbastanza buona, quindi perché no, se vi serve un... Allora, i Roomba sono i più famosi. C'è questo e c'è anche l'i7, che però mi dicevate... No, mi dicevate un cazzo, è che 6,99 in sostanza è il suo prezzo, cioè costerebbe 1000. E questo qui è quello con la torretta che ti ciuccia via la merda, le robe del genere, tutto quanto. Però è stato da fine agosto a fine ottobre a 699, quindi era il suo prezzo in sostanza. L'hanno rialzato adesso per dire: ehi, adesso è in sconto, porca merda. Invece, anche se usa nuovi usati, cioè lo vendono usato allo stesso prezzo, ma magari un buon prezzo comunque, non lo so. Però striscia LED, fammene aprire un po', vediamo. Ok, fermiamoci qua. Striscia LED, va bene, striscia LED, 34 euro, 10 metri di striscia LED con comando vocale Alexa, Google, ecco. Non mi ha caccato, non mi ha... Ma come fai a vedere i prezzi precedenti? Perché ho Keepa, che è un plugin di Chrome. Mi fa vedere questo grafico qui per vedere se effettivamente sono sconti veri. Sembra uno sconto vero questo, 34. Poi abbiamo l'HP Sprocket. Questo qui è un regalino bello bello, è da fare. Il suo prezzo è sopra i 100 euro, 104, 99 euro. 79,99 euro è un prezzaccio, eh. Io ho la... questa qui. Ho questa qui, che è la stampantina di Xiaomi. È la stampantina di Xiaomi. Questa qui invece è quella dell'HP. Tecnicamente questa è anche un pochino meglio della mia, che non costava così poco quando io ho presa quella. Quindi... però è fighissima, ragazzi. È una stampantina, proprio stampa le foto in formato piccolo, in formato tessera praticamente. Ed è fighissima, ve la consiglio un sacco, anche come regalo di Natale, non lo so. Perché ha la Kippa King? Non ce l'aveva la Kippa. Ah, c'ho la Kippa io. Ah, questa è la Kippa. Ah, non l'avevo capita, Marco. Comunque spacca la faccia. Consigliate, compratela questa. Questa qui è bestiale. Poi abbiamo due Nanoleaf, cioè la stessa roba, però questo sono solo 4 triangoli, questa 9. E passano da questo qui, mi pare 99, esatto. Questo qui invece da 199 a 139. Se vi interessano queste cose di illuminazione, minimo storico, 139. Non è male. Ci dovrebbe essere anche il kit da 15 pezzi, dovrebbe essere anche in sconto, da 299 a 205. Sì. Adesso non ve li ho messi tutti, perché basta che ne cliccate uno, poi scegliete qui il gazzo che volete, sono tutti in sconto. Ok, poi passiamo invece per i fotografi, ragazzi. Per i fotografi sono in sconto un sacco di obiettivi per le Sony. Io ne ho messi alcuni, però c'è questo qui che è un 55-210 a 189 euro, invece di 260, giù di lì, 300-250. Che tenete conto che le cose della fotografia costano sempre un botto e non scendono mai di prezzo neanche nell'usato, quindi sono ottime. 85 mm 1.8 a 399 euro. Buono. Questo è un 20 mm f2.8 della Tamron. Sempre per... sono tutte per Sony. Comunque, invece di
349, un 50 mm classico a 149 euro, questo è il più venduto perché il 50 mm ce lo devi avere, 50 euro di sconto. La serie compra e rivendi su eBay, quasi. Ah, e questo è il 24 mm, che quello di prima era il 20 mm, questo è il 24 a 199 euro. E sì, sono quasi da compra e rivendi, perché le robe della fotografia sono un mercato terribile. No post malore intestinale, però ci sono molti Lego in sconto, visto. Non li ho messi perché sono molti, però non li ho messi. Poi abbiamo un rasoio per i capelli. Questo qui l'avevo già visto quando guardavo per me e non era male. Poi avevo puntato su altro, ma a 31 euro non è male, della Philips, quindi andate sul tranqui. E un rasoio per i capelli. Sì, c'erano un po' di Lego in sconto su Amazon, dopo li guardiamo, adesso quando qua abbiamo quasi finito. Una friggitrice ad aria, come al solito, 119 euro, che tra l'altro mio fratello la cercava, la friggitrice ad aria, 119 è arrivato qua, però di rado, un buon prezzo. Un set regalo di Yankee Candle a 34 euro, che costa un botto le Yankee Candle, quindi uno scontino se vi piacciono non è male. C'erano già state in sconto, sono ritornate a 34 euro. Sì. E ci dovrebbero essere anche altre robe della Yankee Candle in sconto, come vedete questa, per dire, costa 20 euro, purtroppo costano così, le costano un botto, ogni tanto le trovate in sconto, ma comunque. Durex, preservativi, Surprise Me, il kit con 40 condome, 21 euro il coso con più cose. Per i pipiritti, esatto, per i pipiritti messi in sicurezza. Anche l'altro, cosa cambia questo? Questo sono con rilievi e nervature aromatizzati. Questi invece non sono aromatizzati. Quindi volete, no? Se siete degli amatori, a differenza mia. Bravo Dan, provali, poi fateci la recensione. Poi sono sempre per scherzo, perché noi nerd non lo facciamo il sex. Quindi io potevo zoomare, ci ho pensato adesso, potevo zoomare un pelo. No, non cambia. Ah, non zooma, niente, mi spiace. Kenwood, impastatrice planetaria. No, non è in sconto, scusa, 269. Scammata, ragazzi, scammata. Base. Beh, 278 è un pochino in sconto, però no, scammata. Scammata perché doveva essere quella con il tritacarne. Ora arriviamo alle cose. Oh, una bestiale, ma siamo impazziti, eh? Basta, Pasqui, dai, che paura che mi hai fatto. Che cazzo è la Razer Iscur? Ci guardiamo dopo, ci guardiamo. Finiamo qui. Dashpods. Panni Swiffer che vuole Marco. Rotoloni carta assorbente. Basta. Sono le classiche cose. Questo sempre in sconto. Vedi, questo qui l'ho acquistato perché Marco mi ha detto dai prendimeli che io me li mordo. Lui morde questi qui. Odia mordere i fazzoletti, ma morde gli Swiffer. E i rotoloni, questi qui sono gli Scottex, no? Li mordi pure questi, Marco. In sconto, 26, giusto? 18, non sono in sconto, ragazzi, niente, scammata pure questi. Scammatissimi, gli altri erano in sconto. Swiffer erano in sconto, perlomeno questi. 24, erano in sconto anche quelli, dai. Poi ci sono... qui due smart boxes, vediamo, non sono in sconto, che scam, ragazzi, tutto scam, fanculo.
scammata sui rotoloni. Adesso, allora, facciamo così. Apriamo l'Amazon. Tendenze del Black Friday. Ah, tra l'altro, aspetta, qui vi metto direttamente la categoria dei dispositivi Amazon, che è praticamente tutto in sconto. La mettiamo qui. Dispositivi Amazon. E ve li piazzo qua. E questa è andata. Che bella musica questa, ragazzi. Mi fa ballare. Offerta top del Black Friday. Queste le devo comprare, mi servono. Me le metterò sul mio nuovo portatile che non ho. Queste sono ancora meglio. Ma che roba. Chissà, magari c'è qualche scheda video. Scherzavo, ragazzi, non esistono le schede video. Non esistono le schede video. Qualche videogioco in sconto? Un botto. Aspetta, aspetta. Aspetta. Fa schifo Amazon per le categorie, però. Videogiochi. Ah, ma il plus 40 euro non è Mario, però. Non è Mario. Non è Mario. Pettine in sconto? Non lo so, non mi interessa. Ma qui è tutto PS4? PS5 anche. Io ve la metto comunque questa categoria. Ma solo di. Io volevo tutto. Solo di PlayStation ci sono le offerte. Per gli tutti gli altri si inculano. Vabbè, io vi metto la pagina sui videogiochi, poi vedrete Vobis. Che sicuramente il PlayStation Plus lo metto. Perché questo non è male per niente, porca vacca. Allora, ve lo metto in fiondo. PlayStation Plus. 12 mesi incredibile, ragazzi. Quant'era? 39,99. Si parla di offerte solo sui giochi? No, in realtà abbiamo visto un po' di offerte tutte. Le offerte sugli spazzolini Oral-B sono OP. Intendi One Piece? No, in realtà non penso siano OP. Perché te li danno gratis gli spazzolini elettrici in realtà. Il mio l'ho preso, un Oral-B bello da 60 euro, l'ho comprato su Amazon, c'era una promozione. L'ho comprato e poi mi hanno rimborsato i 60 euro perché loro poi ci guadagnano sulle testine intercambiabili. Quindi ci sono spesso queste offerte a quel prezzo. Galaxy Watch 4 219 euro, vediamo.
Non su videogiochi. Galaxy Watch 4. Galaxy Watch 4 è l'ultimo, il Galaxy Watch 4, no? È quello con Wear OS, che adesso fanno il mischiatone. Beh, 219 è stato 227. Certo, è il minimo storico questo comunque. Quindi perché no? Non lo conosco. Io, ripeto, sono sempre restio. Te lo metto comunque. 219 e 99. Dov'è? Qua. Io sono sempre restio con gli smartwatch che, perché non durano un cazzo di batteria e mi danno fastidio. Però fate come volete. Anto, per forza ti devo tentare. Sono qui apposta. Vediamo le offerte sotto i 20 euro. Non c'è niente di interessante, incredibile. Allora, case cucina. Un rasoio di sicurezza. Servirebbe, mi servirebbe. Aspetta, devo vedere una cosa io. Chi Keychain Aid. È in sconto. È in sconto, la devo comprare. Ma dai, volevo uno sconto un po' di più, volevo, però mi accontento, per carità, mi accontento. Poi se mia mamma mi dice ma io la volevo rossa, le cago sul piatto, perché costa di troppo quella rossa, si accontenterà. No, c'è bianca, 350. Rompesso i pochi coglioni, porca troia. Guarda te, starò a guardare i prezzi, devo fare il regalo di Natale. Io e mio fratello dobbiamo svenarci perché questa qui ha il zinco presso fuso. In realtà si trova anche da altre parti a 350, Però c'è la sicurezza di Amazon. Me lo memorizzo. Me lo memo. E anche Rizzo. Torniamo a noi, perché ho visto Michel Hunziker per un attimo. Il Montalatte! Bello il Montalatte riscaldatore! Ah, era già in sconto, scusa. 39. Vabbè, quasi quasi ci penso. Montalatte. Sciaffare. Sciaffare. Comunque. Lo userei una volta mai più, esattamente, sì. Come mi conoscete così bene, scusatemi. Non mi conosco io così bene. Per questo che continuo. Portatili, fammi vedere i portatili. Non ce ne sono. Ma sono tutti qua? Laptop e monitor da gaming, questi due sono quelli che ho messo io. Questo l'ho messo. Questo l'ho messo. Questo chi se ne frega, ho già messo gli altri. Quanti sono? Ma cosa serve un monitor? Questo me lo son perso. Perché? Perché ho messo l'altro che è meglio. Sapevo io. Allora chi se ne frega? E questo? E questi? Questo l'ho messo. Vabbè. Case Corsair 5000D a 120 euris. Ma chi è che compra un case? Se tanto il PC non te lo puoi fare. Fammi vedere com'è. Corsair 5000D.
Non è brutto in realtà, dai. Molto minimal, davanti non c'ha la grata, quindi non tappa l'airflow. Non è male. Quanto costava? 160. Questo non è male. Dai, ficchiamolo nel... Ficchiamolo, ficchiamolo. 119, 99. Anche bellino esteticamente, molto minimal. Bravo, merito. Questi fontoni, basta questi fontoni. L'ho appena comprato, bravo. Una gabbietta per... Volendo ci potete anche addobbare, fare un acquario, no? Ah, c'è anche lo spazio per il treventolame, potete mettere il radiatore pure di fianco. Ma poi dietro l'aria come la prende, scusa. Vabbè. Controlla le tue cuffie, le ho appena prese a 19,99, ne compro 3, paia, 1000. Non so scrivere, l'emozione. Ragazzi, compratele tutti, compratene tutti, ve lo metto in chat. Apro il mio Amazon, le vado a comprare, scusate. Per sicurezza. Per sicurezza. Metti che mi si sfondano, me le riprendo. Cioè, è quasi un errore di prezzo. Costano la metà, è metà prezzo. Co ve le compro io, ve le compro a tutti, ve le compro. Acquista, subito. Sì. Se pure ti danno pure un buono del 30% di sconto sul Game Pass, che cazzo volete di più? Sono in ear, non sono in ear, per quello che le amo. Hanno questo gommino che si infila un pochino dentro l'orecchio, ma non è in ear, non c'ha il coso che ti tappa dentro l'orecchio completamente, ma si infila leggermente un po' come le cuffiette normali, quelle della Apple, per dire, no? Però sono di gomma che ti stanno fisse dentro l'orecchio. Peccato per il jack sul telefono non posso usare. No, ma io le uso su PC. Ci sono anche quelle wireless in realtà, eh? Però wireless ti consiglierei altro, vedi? Ci sono identiche, ma wireless. Però non lo so, wireless forse è meglio altro. Se vi servono così per il PC che non volete le cuffie grosse... Queste sono incredibili, ragazzi. Sono incredibili anche queste qua. Sì, hanno le tre misure diverse per le... Lo spammo ovunque, lo spammo. Ve lo spammo. Ovunque ve lo spammo. Dove siete? Termogroupies. Venite qua. Compratevele. Veloci. Così vi metto un po' di ansia, magari le comprate anche lì. Aspetta. Discord, Discord. Dove siete? Dove siete? Porca miseria, dove siete? Eccovi. Dov'è? Grandi occasioni. Veloci. Sempre per mettere ansia. Lo metto anche... Ma dei gruppi a caso, prendo un gruppo a caso. Il gruppo che ho con Lino. Dov'è Lino? Dov'è? Migliore... Dove cazzo siete? Porca puttana, quanti gruppi ho su Telegram? Eccolo, sì. Così. Spammato... Non l'ho messo nel file ancora. No, non volevo mettere questo, volevo mettere... Questo poi. Ma io ho messo il link giusto? Ho messo il link giusto? Fai vedere se ho messo il link giusto. No, ho messo il link sbagliato, ragazzi. Aspettate. Elimina messaggio. Era questo il link giusto.
Elimina messaggio. Questo è quello giusto. Ho messo il link del mio pene. E su Discord fortunatamente posso cambiarlo. Ok, sto in chat, tenete. Ok, dicevamo queste 19,99. Bomba. È il movimento sensuale bomba. È il movimento sexy. Formattazione rosso, bomba. No, piacerebbe, ma c'è stata una bilancia, ma ce la siamo persa anche noi. Beh, scuffie concavo, giusto, guarda che mi fido. Ma allora, se non le vuoi in ear, ma non vuoi le cuffiettine quelle di plasticone del cacchio, secondo me sono il top. Si è scassato il cellulare? Guarda nel nostro file che c'è. Ci sono gli OnePlus o i Poco. Vedi un po' tu, sono tutti incredibili quelli che ho messo. Sono preso SSD e cuffie instant, bravi. I più venduti dal Black Friday, vediamo. Ma io lo spazzolino ve lo metto, se lo volete comprare. Questo qui, tra l'altro, è proprio quello che ho io, che l'avevo pagato 60 euro. Invece costa 39,99, però a me me l'avevano rimborsato. Non è male, ragazzi, lava i denti. Ciò che potrebbe essere non da poco, eh. Se lo fate un iLED non lo compro, ce l'ha il LED in effetti. Ce l'ha il LED che se spingi troppo forte si illumina di rosso. Vedi, questo qua. Trovo il file Excel? Qui lo trovi. Oh no, adesso non vedo, volevo leggere qualche messaggio. E al massimo ora ti scono 40 euro sui modelli migliori, tipo serie e non contano gli acquisti online. Ah, dici dello spazzolino? Le volevo non so le testine non te le metto in scuola. No, costano quanto lo spazzolino, le testine comunque. Aspetta, eh. Ok, che vi recupero. 34 perdente, minchia. Dicevamo poi. Videocamera di sicurezza. No, no. A noi ci piace essere nature. Calendario dell'avvento degli M&M's, porca vacca. E ma cosa c'è dentro? Scusami. C'è un M&M's di colore diverso ogni... Ah no, vedi, cazzo, cazzo. Ma perché non ho preso questo? Mortacci. Carino però. Ve lo metto. Quanto... Perché quanto cazzo può costare di sconto? Che se lo compra la gente, se lo compra quest'anno e poi mai più. Però ve lo metto così. 22,49. Cosa ti proibisce di comprarlo? Che ho già comprato il mio calendario dell'avvento io, quindi non lo compro. Sono due confezioni, tra l'altro, questo, è vero. Sono per due. C'è anche il calendario dell'evento da Amazing Beauty. Le lucine dei Natali. Mascherine. 50 mascherine, 30 euro. Che queste qui sono buone. Sono quelle FFP2. 33, 30. È un bel paccone questo. Già che ci siamo.
Mica Mauro? È la Raggi quella in foto? No, lei è Elisabetta Gregoraci. Ma non è che tra poco le si aspetta e spera. Per altri 6 anni, ragazzi, a voglia te. Cosa cercava Vivi? Non ci sono offerte su Polaroid. Dovrei fare un regalo per Natale. C'è questa qua, che non è una Polaroid assolutamente. Fa vedere se ci sono. Se c'è qualche Instax. Instax. Sembrerebbe di assolutamente no. Polaroid. Tra l'altro io ho saltato a pie pari delle fotocamere nel file che non vi ho caccato. No, sembrerebbe non esserci nulla in sconto. Però se vuoi c'è l'HP Sprocket, che è una stampantina Pocket. Fenomenale, bellissima questa qui, consigliatissima. Dicevo, ho saltato queste due fotocamere digitali. In realtà, di fotocamere ce ne sono un botto in sconto di questi tipi. C'è questa qui a 764, ma in realtà ne ho messe due un pochino a caso. Questa qui a 214, che è un prezzo molto basso, da 274. Però se andate a guardare, credo che ne trovate un sacco in sconto anche di Panasonic, Sys, Lumix, fa vedere. Vedi, questa è. Però ci sono queste qui, Track, che non hanno uno sconto importantissimo, però ce ne sono un pochino in sconto. Fabio, del Katana, dell'MS del portatile, te dici, purtroppo è stato scammato perché non è in sconto. Infatti ci ho messo il punto interrogativo. Quelli col punto interrogativo di fianco abbiamo visto che non sono andati in sconto, poi magari dopo li tolgo. Dicevamo, continuiamo a vedere qui. Questo ce l'ho io più o meno. Ma mi sa che è proprio quello che ho io. Comodo. Ah, ci sono anche nere le mascherine. Sono 40 però, eh. Tra l'altro mi avevano passato, Giusmona mi aveva passato, fa vedere. Questo. Che. Con il doppio coupon, quindi c'è il coupon di 70 euro. Poi c'è un coupon applicabile. Va, mi dice, viene a costare 124, ma è una marca buona? Non l'ho mai sentita la Uoni. Cos'è la Uoni? Per carità, c'ha 4,3 stelle su 5. La Uoni. Era 9,99 alla Comet settimana scorsa, ma con la 3050 500 euro in più per avere la 37 mi sembra comunque tantino. No, non è tantino. Dalla 3050 alla 3070 c'è un bel saltone. Comunque non lo so, magari ve lo metto questo. Allora vi metto qui il codice. Anzi, ve lo metto qua. No, qua no. Codice promo da aggiungere. E ve lo metto questo uoni. E 124 mi dice che viene fuori. Mi fido, eh.
Mi fido di Giusmione, che lui è un ganzo. Facciamo anche questa cosa qui, guarda, eh. Vediamo. Poi magari documentatevi se questa uoni è buoni. Sono indeciso per quell'MSI a 739. Quell'MSI a allora, fammelo rivedere, guarda. Quell'MSI. Questo qua. È un po' vecchiotto, in realtà no, cioè una serie 10, un i5 di serie 10, quindi ci sta. Cioè, in realtà è che a questo prezzo qui, questo ti puoi permettere. In realtà è un buon prezzo comunque, perché 7,49 dice già stato a questi prezzi qua più o meno. Cioè, 10 euro di sconto, così. Ogni tanto si trovano questi prezzi qua. Però comunque con, t'ho detto, gli 8 giga di RAM forse è l'unica cosa che mi fa storcere un pochino il naso, ma piuttosto, adesso bisogna vedere se ce n'ha due banchi da 4, ma con 60 euro massimo in un futuro te la metti a 16 giga. La 1650 è comunque un PC da gaming di fascia bassa, che in realtà, cioè, con queste specifiche qui ci fai girare, per dire, Warzone, ce lo fai girare tranquillissimamente a medio, in full HD. Quindi, se no, dovete spendere molto di più. No, non è malaccio, non è malaccio per niente. Se non avete delle grosse pretese, non è male. Se no dovete andare sull'usato. Ah, l'unica roba. No, layout e garanzia ITA, questo qui. Ah no, stavi dicendo un'altra roba, Kenshiro. HyperX Alloy Origins. Ma di tastiere ce ne sono un botto e che non saprei mai cosa consigliarvi, quindi non ve le consiglio. Cioè, io mi trovo benissimo con la mia Logitech e ve la consiglierei tutte le volte, però non credo sia in sconto, fa vedere. Logitech G, la mia è là? Scritto di fianco, ma è buio e non vedo. Non vedo. La mia è la 413, perché la mia è quella no, che non si colora. È in sconto, eh. Allora, questa qui è solo rossa, che è la mia. Veramente silenziosissima, meccanica ma silenziosissima. Quella di Marco dovrebbe essere la 513. Costa una sassata, però. C'è la 512, forse? 512. Questa è quella di Marco, la 512, sì. 105 euro, non è in offerta. No, è stata anche a 79, per dire, quindi. La mia ve la metto quasi quasi, 59 euro non è tanto distante dal suo prezzo, che è 60, 70 euro. Però ve la metto giusto perché ve la consiglio un botto, perché cioè, è solo rossa, non è RGB, però è molto molto buona. La ficco qua. Vediamo le offerte lampo. Io vi consiglio il mio invece, Marco, hai capito? A parte che Marco era quello. Io il mouse non ci faccio niente. C'ho quello di ufficio con la pallina sotto e vado a Dio. Gioco, spacco la faccia e tu gioco da Dio. Adesso il 502 e mena con sta roba. Che è in sconto comunque. Andate a comprarlo subito. Ah, Frigitit ad aria. Questa. Di che marca è?
Erilios, beh. Mio fratello la cercava sta frigitrice ad aria. Autoradio per Fiat Linea punto Evo. No, ci andrà nella mia? Avviatore batteria auto, mi serviva. Ma l'ho già comprato. Portate di Teclast, non ci interessa. Quasi, in realtà. Non li sta facendo malaccissimo ultimamente. Tappetino per ago pressione, cos'è? E cosa fa questo qui? È magico? Mi fa passare le malattie. Quel texto lo consigli, regge bene i giochi come LOL a grafica medio-bassa? No. No, in realtà forse LOL anche ce lo fai girare, però questa G815 in sconto a 119 euro. Ah, con i tasti bassi. È sottilissima, eh. È troppo sottile, la perdo. Carina, dai, la mettiamo, perché no? È uno sconto vero? Sì, 129 è stata come minimo. Era già in sconto nell'early Black Fries. Aspetta. Sì! Layout US! Che schifo! No, non ve la voglio mettere, layout US. O c'era anche... Magari questa è layout normals. No, è sempre la stessa. Perché me la metti due volte? Bastarda. Perché questa questa qui con la con layout zzz. No, non ve la metto. Mi fa schifo mettere le tastiere con le... Ce l'ho avuta la tastiera con layout us. Non mi piace. Mi dà fastidio. No, che meglio dita. Devo mettere gli accenti. Devo mettere. Non posso scrivere. Quindi passo il tecla... Allora, ti dirò, non è male. C'è anche 8 giga di RAM. Però non ha scheda grafica, un processore... Cioè, questo qui lo utilizzi come multimedia neanche. Cioè sì, come multimedia in realtà ti reggono questi portatilini. Però non lo so se riesci a far girare LOL, sinceramente. Magari qualcuno che... No, Sirpego, non dire le cazzate, per favore. Guardateli tu i Lego, così domani quando ci sarà il momento gli dirai guarda ci sono questi Lego, io che cazzo ne capisco. Esatto, con un Intel questo qua la vedo dura, far girare qualsiasi cosa. Sono di 500 euro, che mi consigli, che regalo? Proviamo a darci un'occhiata. Niente in... Di solito, no, in realtà c'è qualcosina che te li fa reggere LOL. Allora, vediamo, non questo, sbagliato, maledizione. Informatica. Vediamo portatili in onda gaming. Qua? Lenovo, costa di troppo. HP, vediamo un po'. Ma non è un prezzo di un cazzo. Cioè è sceso di poco. Questo come è messo? Sempre belle le descrizioni di Amazon, che non ti dice niente di niente. È sto portatile. Non ci sono... Huawei MateBook, questo qua. Vai, a un i3, per carità, ma è sicuramente meglio dell'altro.
in 3 di decima generazione con 8 giga di RAM, perché secondo me non è che si trova granché con 8 giga di RAM. Come 12 giga di RAM questo, scusami. Oh, che schifo è, no, per favore. No, non c'è molta scelta, mi spiace. Questo qui potrebbe non essere male, anche elegantino, costruito bene il Huawei. Ma sarà di DR3 a 1200? Di questo stai parlando? Non credo. Comunque. Clicco qui. E poi clicco. Clicco qui e poi clicco qui e poi dove posso cliccare? Posso cliccare l'offerta sui tablet, clicco qui. Basta, andiamo a vedere queste offerte. Sedia da gaming su Amazon. Ragazzi, io le sedie vi consiglio di prendere delle sedie da ufficio o delle sedie da gaming un po' più serie. Microfoni niente quest'anno. C'era quello della HyperX, ma costa. Fammi vedere tutto il catalogo HyperX. Questo qua, 100 euro. 39 euro. To. Non potrà andare così male questo. Da 73 euro, 55 minimo, a 40. Piccolino mi sembra. Quelli Razer non mi piacciono come microfoni, sinceramente. Conosco questo qui come microfono. Abbastanza buono, quindi presumo che HyperX faccia le robe a modo. Madonna, ragazzi, le avete comprate? Eh? Le Arozzi sono buone, è una marca buona per le sedie, sì, confermo. Non so se sono in sconto, però. Ho fatto un ruttino. Io questo microfono ce lo metto, perché no? Cazzo, 39,90 euro per un microfono decente. Per chi non vuole. Ce l'ha il. Sì, ce l'ha la vite sotto. Ce l'ha la vite, c'ha il tasto muta. Presa USB-C perché non siamo nel 1990. C'è quasi quasi anche di scorta. Fatemi vedere. Cuffie over-ear buone per musica. Adesso ci guardiamo un attimo, eh. Ci guardiamo un attimo. Poi non ne capisco molto in realtà di cuffie over-ear per musica, quindi mi aiuterete voi. Tablet. No, grazie. Allora, cuffie. Fammi vedere se sono le Beyer Dynamic. Non si sono, sconto. Non si sono in sconto. Le Sennheiser invece.
Sennheiser, non mi ricordo come si chiamano. Queste. Sono ottime, ma sono di una bruttezza aberrante. Queste qui, ragazzi, costavano 125 euro. 121 euro. Stanno sui 199. Queste sono wireless, sono buonissime, sono. Ve le metto. 99, 99. Adesso guardiamo anche le AKG. Però queste qui ve le consiglio a bestia. Sono fenomenabili. Mi fare così, track. Fare così, track. Almeno c'è la formattazione pronta. E AKG. Dopo guardiamo anche le Sony. KG non vedo sconti. Quindi passiamo. Sony cuffie. Queste non sono in sconto. Queste sono in sconto. Le Sony dovrebbero essere buone comunque. No, me le mette negli sconti, quindi magari sono in sconto comunque. Le apriamo, vediamo un po'. Allora, queste qui... Però non le conosco. Poi non è che hanno un gran sconto. Passiamo. Queste... 29. No, è il loro prezzo questo qui, non sono in sconto. Audio-Technica. Ma sono brutte le Audio-Technica. Credo sia le migliori in assoluto, tra l'altro. Però guarda che bruttezza che sono. Non sono in sconto. Ma che brutte. Sono proprio da studio e non devi uscire di lì che ti prendono in giro, però, eh. HD 590 che sono buone. Beh, non sono quelle più o meno come... No, queste sono... e 5,99 su queste sono? Sì, ma sono brutte, non me ne far vedere, ma per favore, dai, anche voi un po' di decenza su. Oh, tappetino Corsair da gioco, c'ha le lucine, se no non lo voglio. No, c'ha solo la striscietta gialla, non mi piace. Quanto è grosso? 930x300 mm. Non c'ho il mio, basta. Ma le mie orecchie non hanno gli occhi. Sì, invece, ce le hanno. Bellissimo questo. Ah, questo è il tappetino con le lucine. Le lucine da mettere dietro lo schermo. Non c'ho la parete dietro lo schermo, se no... Se no, guarda che è carino questo qui per fare ambient. 59,99. Invece di 92. Siete interessati? Queste sono fiche. $59,99. Corsair IQ. Queste qui vanno collegate poi al PC, credo, direttamente. Ma che musica è sta schifezza? Smettetela! Mamma mia! Terrificante, ragazzi! Allora, un attimino... Fatemi controllare le ultime cose.
mi dicono che la bilancia potrebbe essere tornata disponibile, ma non ho il link. Bilancia. Offerta del Black Friday. Vabbè, ma ce ne sono un sacco che non costano un cazzo. Cioè, c'è quella della Xiaomi 17,99 piuttosto che spendere 6,99. No? Almeno è Xiaomi. Al posto di 24. Di cosa state parlando? Mi sono perso in chat. Ma come hai detto MSI Shitstorm? Ah, di tappetini per il mouse, ma andatevene a cacare. Io ho il mio tappetino per il mouse. Dovrò cambiare prima o poi, tutto zozzo. Non mi scivola più il mouse. Mi fa un attrito bestiale. Mi fa. Ah, vedi? Alla buona, grazie, Giusmonia. Giusmonia. Fa vedere qua. Fa vedere qui, qui. Questo qui è anche bombissima, il G305, ragazzi, fenomenale come mouse. Se volete c'è anche di League of Legends a 5 euro in più. Oppure c'è di questi colori fantastici, bestiali. Ah, webcam, cazzo, anche la webcam in sconto, questa qui mica male. Perché la streamcam, questa qui, sta sempre sopra i 100, 90, 100. Adesso sono riabbassati un po' di prezzo. 89 non dovrebbe essere male. Questa fa schifo. Tu. Questa è bella, senti questo sound. Non so, perché queste qui, senza averci un'esperienza, non mi fido troppo neanche a consigliarvele, perché magari robe che si sfondano dopo poco. Questa qui ve la posso consigliare se vi serve una webcam. Penso sia quella con la qualità migliore sul commercio Aurora. Non 59 magari. 89,99. Te. 12. No, era 11. Bene. Molto film noir, sì. Allora, poi qui cosa abbiamo? SBS auricolari, ma chi è che è l'SBS? Sono i capezzoli per il telefono. Costano così tanto, costano, è un appiccicamento da mettere dietro il telefono. Il pop socket. Per le persone con le mani di pelle che gli cadono, non le mani, ma i cellulari. Col guanto dell'infiminchia. Io non voglio appiccicare le cose poi nel telefono. Poi lo stacco, ci rimane tutta la merda. Ma per favore, poi lo appoggio per terra, mi dondola tutto. Ma chi è che non le mette? Ma che, perché le mette? Come fate? Come fate? Poi devo caricare wireless il mio telefono, non posso. Cos'è che merita?
Ah sì, la teca per le minifigure. Aspetta, che non so se si vede qualche indirizzo. Un attimo, eh. Ve la prendo. Ok. E questa qui, la teca per le minifigure che ho preso a Marco. Toh, se la volete, ve la linko in chat. Non la metto nel file perché non è un'offerta del Black Freezes. E dopo lo appoggi solo di schermo sui San Pietrini. Quando gli metti il capezzolo dietro, appoggi il telefono sui San Pietrini e ti si graffia. Tu dici: ma mi si è graffiato il telefono, ci devo mettere il vetro temperato. Affanculo, va. Ah, c'è questo qui. No, non era proprio questo. Però Dabo si è preso un portatile ieri. Gli ho detto: Dabo, ma aspetta, c'è il Black Friday. Lui: no, vabbè, ma non scende più di così. Invece è sceso. Era sempre un MSI Modern. Sono questi qua più da lavoro, da... Sono carini, un sacco carini. C'hanno un touchpad della Madonna, me ne sono accorto adesso. È lunghissimo, eh. Ah no, questo è MSI Prestige. MSI Modern. MSI Modern, questo. I5... No, non è vero, quella che ha preso lui era con 16 giga di RAM. Questo 8 giga di RAM. Ma chi lo sa, ragazzi? Però sono proprio belli, sono. Allora, stoncato, può darsi. Non mi ricordo cosa gli ho fatto prendere. Magari gli ho fatto prendere una gran cagata. Bella. Nelle offerte lampo. Io sfido chiunque a trovarci qualcosa. Una power bank. Non so. Sfido chiunque a trovarci qualcosa di interessante. Dei culi. Un pigiama Lupo Festival del partito Feire Mai. Il coltello di Almazan Kitchen. Ma che coltelli belli in damasco. No, perché mi è andato così indietro? Le scottonelle anche stavolta. Oh, pazzi, ma che facciamo? Non le mettiamo? Eh? La gente qui si deve pulire il culo, Luke. Mi piace questa canzone. C'è una ranocchietta. A te, la gente non sapeva più come pulirsi il culo. Per fortuna anche quest'anno. Ah, ce l'abbiamo fatta. Dicevi, guarda nelle offerte popolari. Era il quarto cerchio. Ah, questo era il quinto. Luke, dai, mi vende 5 e 20 euro. Questa è quasi al pari. Non è uscita la 6, vero? È uscita la 6, però. Allora, chi si compra quella vecchia? No, no, che schifo. Scottonelle, Stonks, Poco X3, ottimo.
Regalatelo ai vostri vecchi genitori. No, c'era l'altro, niente SanDisk. Mi dispiace. Lavatrice AEG. Noi abbiamo messo quello da 2 terabyte nel file. Però in scontissimo anche quello da 50 euro di sconto sull'SSD. Cazzo, cazzo, eh. Prezzo un anno fa. Non si schioda da quello l'X3. Esatto, l'X3 e l'F3 stanno 199 e 299. Vanno in sconto a questo prezzo nei periodi di sconto. Quindi Prime Day e Black Friday vanno a quei prezzi lì. La seta stiro foppa per interessante, ma costa così tanto una seta stiro? Porca vacca. Stiro sul tavolo della cucina, stiro. Questo l'abbiamo messo. Yankee Candle. Epilatore luce pulsata. Me lo compro, me lo faccio nella testa così non mi devo più rasare i capelli. Posso? Si può fare? Le Sony, Moro, le Sony. Sì. Le metto nel file? Ma che cazzo di sconto è? Uno sconto di 10 euro, per favore. Piuttosto la Fantasy Eus, bellissima. C'ha 6 porte, poche porte USB. Ma chi cazzo la compra? Una scheda madre senza porte USB. Questa è quella che ho preso alla Cree? No, forse un modello più recente di quella che ho preso alla Cree. Questo qui è il tarocco del Dyson. E va che una meraviglia. Io ho il Dyson a casa mia. Alla Cree ho preso questa praticamente. E va che un bijou. Cioè, in realtà le ho preso un modello precedente, però questo qui non è male, ve lo linko. Track. Adesso andiamo a guardare anche il mio orologio, 2,29. Dicevate, c'è il GTS Mini. Però il 2, adesso sono usciti 3, vedi. Sono in sconto, sì, i 2. C'è il Mini, tra l'altro, questo è il Mini. C'è anche il mio. GTS 2E. Questo qui. Il mio è il 2 o il 2E? No, il mio è il 2 e basta, mi sa. Questo è il mio. No, il mio è senza cassa. Il mio è il 2E, credo. Perché il 2E dura di più la batteria, mi pare. Quindi è questo. Allora. Questo qua, per l'esattezza, è il mio. 97 euro. RAM da 8 giga ce n'è, sì, cioè l'ho messa da 16 in realtà. L'ho messa da 16, c'era la... Non so, ah no, l'avevo messa più in sopra, c'era, sì, delle Ballistics. 55 euro, due banchi da 8. No, Amazfit non c'entra niente con Amazon. In realtà Amazfit è il marchio che fa gli orologi di Xiaomi, per dire. Cioè le Mi Band sono fatte da Amazfit, mi pare. O comunque Amazfit è sotto Xiaomi, forse, come marchio. Però non lo so, secondo me, cioè, sono usciti tre. La versione dopo è uscita, non so se conviene più comprare
questi qua. Vediamo un po' cos'altro c'è. Il monopatto elettrico della Ducato. Il furgone proprio. Non ne capisco niente io di monopatti lì elettrici lì. Quindi non vi vengo a consigliare un cacchio che non ne capisco niente. Oh sì, ditemi voi, è buono? Lo metto? Lo metto? 50 euro di sconto sul monopattino elettrico della Ducati, che però in realtà era 319, quindi una scammata. O comunque 20 euro di sconto. Chi è il mono... Chi l'ha detto il monopatto? Il Ninebot. Fammi vedere il Ninebot. Quale? Questo. Ma anche questo? Questo per i più grandi, perché vuol fare le impennate? Credo il primo. Siamo tutti morti di fame, quindi vogliamo spendere poco. $2,79. Ma chi l'ha detto? Ma non l'ho detto. Ho detto monopattino. Non fate quelli che sentono le cose strane, per favore. Dai. E queste erano le più popolari. La maschera per i piedi. Bello, bello. Ma non lo so, io mi sentirei quasi soddisfatto. Avete altri interessanti consigli? Interessi? Comunque a me il Ducati sembrava meglio, ve lo dico. Quasi quasi mi metto pure il Ducati. Il monopatto Ducato. Dov'era adesso? Il monopatto. Non è questo qui. 350 watt vuol dire che è meglio dell'altro, no? Batteria fino a 25.000 km. Poi c'ha uno sconto un po' più del cacchio, eh? Però io ve lo metto. Se siete dei pattinisti. Qualche whisky giapponese. Non so se gli alcolici ci sono in sconto. Adesso ci guardiamo, eh. Whiskey. La Gavulin spettacolare. Talisker buono. Bella la bottiglia del... di Game of Thrones. In realtà non ne conosco così tanti di whisky, eh. Giapponese c'è niente. Midisp. Però questi qua,
Questi sono buoni, questi sono buoni. Il Jameson è molto buono per quello che costa. Gli altri non li conosco, quindi... Però non li metterò nella lista. Stampanti 3D, ma io stampanti 3D, che cazzo ne so io? Andiamo a vedere. Questa, bella. Questa. Scrivo bene whisky, dipende. Anche whisky va bene. Vediamo se scrivo whisky effettivamente, però perché cambia. Non cambio un filz. Fatta, ho i check. Ah, è un... non è una stampante, mi dite. No. No? Sì. Una stampante. Una stampante a resina, però. Comunque io non ne capisco un cazzo di stampanti 3D, mi disp. Chiedete a Fravs. Vedere, aspetta, film. Non c'è la sezione DVD, Blu-rays. C'è Harry Potter. Volevo la... no, ho cliccato Venom così per caso, non volevo cliccare proprio Venom. Però se volete in sconto a 7,49 euro, ragazzi. Se vi può interessare. Posso linkare, metto questa pagina direttamente. Che pagina è questa? Che strana pagina. Film e serie TV. Chi è? Cos'è coupon? Ah, eccola la bilancia. Ma la bilancia? Sì, ma... La bilancia? Era questa, era? No, questa era sempre la solita cagata. Maledetti bilancisti, aspetta. Sono curioso ormai per quella bilancia delle palle. No, no. Era riterminata. Desnuevo. Poi una bilancia, che cazzo? No? C'è una bilancia e... Smette, una bilancia. Fai da te. Un trapano? Ma quanto me lo fai? Philips? Gatto mi aveva chiesto, sono le robe della Philips. Mi servono le robe della Philips. Tiè, gatto, le strips, però è bianca.
colorate, ci sono le quelle colorate della Philips. No, gatto, mi spiace. LED Philips. Non ho scritto. LED Philips. Questi. No, gatto, non sono in sconto. Midisp. Fateglielo sapere domani che non sono in sconto, però purtroppo sono solo quelle bianche. Però ci sono le lampadine. Basta. Gatto parla così. Galaxy Tab S7 a 480 € ti compri l'iPad, Luke, va bene? Va bene? Con 20 € in più ti prendi l'iPad Pro. Che era in sconto, quasi 20 € in più, però piuttosto che spendere 480 € per un pezzo di cazzo inutile. Questo qui è uno scam, 199, doveva essere in sconto. Questi maledetti. Gatto di Roma. Ergatto. Ergatto sur tubo. Più o meno il non saper parlare è quello comunque. No, io con un tablet buono ci disegnerei. Appunto che non prendi un Samsung. Capito? Amici, vi sono garbate queste offerte? Avete già acquistato qualcosa? Tutti questi, dove sono? Oh. Oh. Ah, finiscono, eh. Compratele. Oh. Vi danno anche una promozione. Il tuo ordine si qualifica per il 33% di sconto sull'abbonamento Xbox Game Pass per PC. Riscatta ora l'offerta acquistando un accessorio del gioco. Vi fanno anche lo sconto per il Game Pass. Non è vero, Pietro. Non ci crede nessuno. Dai. Da fare la sezione su disco come hai fatto per gli orologi? Flexare 5 € la cambiamo. Allora, modifica canale, flexare. Flexare. Flexare gli acquisti. Oh, mal che vada, se arrivo e vi fa cagare, le potete sempre rimandare indietro, eh. Flexare gli acquisti. Così potete lì mettere i vostri. C'è ancora l'orologio, ma lì l'orologio lo lasciamo per il ricordo. Sono migliorati tanto, ma il problema non sono i tablet, ragazzi. Il problema dei tablet Android non sono i tablet. Il problema è che non c'è niente poi, che è il diretto contrario dell'iPad. L'iPad fa cagare, però ha i software. Cioè, se non avessi software l'iPad sarebbe una merda. Però purtroppo i software li fanno per l'iPad. E quindi, per forza di cose, è meglio l'iPad. Solo quello.
disegnare ce ne sono più di Android, ma non c'è l'unico utile a disegnare, ossia coso, come cazzo si chiama? Mi viene LumaFusion, ma quello è per montare i video, che non c'è su Android, comunque anche quello. Procreate. C'è Procreate, c'è LumaFusion per montare i video, che è una bomba incredibile. Cioè, io su Procreate, io ho l'iPad quello poraccio di merda. Su LumaFusion ci sono riuscito a montare un video molto più fluidamente che sul mio PC. Ma come cazzo è possibile? E altre cose di questo genere, comunque. Poi ognuno fa il cazzo che gli pare, giustamente. Con qualcosa nel pantalone. Ultimamente si stanno difendendo bene, ma non basta. Cioè, non basta. Anche perché i tablet Android li vendono allo stesso prezzo, se non di più, degli iPad. Non puoi. Non puoi. Cioè, quando io un iPad lo pago 350 euro. Carità, la versione base, quello che ti pare, però dove ci faccio di tutto e di più, non puoi vendermi un tablet Android a 500 euro e poi mi devo accontentare. Capito? MatePad 11 a 399 euro con penna e tastiera, sì, però non a parte che l'Huawei poi c'ha anche tutti i suoi problemi, però anche un sconto di 100 euro. Me la linki, Luke? Me la linki, Luke? Me la mostri? Sì, Android indossabili e tablet, secondo me, indietro. Gli indossabili, vabbè. Indossabili è proprio se scordata di averceli Google, quindi lasciati ai cani. No, Morbidone, non ci sono Instax in offerta. Se vuoi c'è una c'è la SP la Sprocket, la HP Sprocket, guarda. C'è già il secondo oggi che vuole una istantanea. Però se vuoi c'è questa stampantina che è fenomenale. Immaginavo, Giusmon. Fammi vedere se è la Wacom One, esattamente quella. Wacom One dice Kuroshi. Ignoratola, sono soldi buttati, quel prezzo andate di Huion e XP Pen. Perché questo prezzo, cioè veramente con 50 euro in più, ti compri un iPad e disegni su quello. Comunque. Che non so se vale, cioè magari hai qualche esigenza diversa, però. Speriamo al warehouse settimana prossima, che con lì è sempre un bello sconto nel 30% sugli usati, non è male. Bevo. Sì, in più hai anche l'iPad. Oltre a disegnarci e basta. Una buona cassa Bluetooth, devo puntare a una JBL. Ci sono anche le Sony, ci sono, fai vedere. Sony cassa. Oh. Questa qui credo sia il modello avanzato di quello che, di quella che avevo io. Per carità, questa è piccolina, eh. Però quella che avevo io suonava da Dio, per quanto può suonare questi tipi di casse qua. Altrimenti. Cassa Bluetooth. Come cazzo si scrivo? Bluetooth. Se cerchi ce ne sono, ma io penso. Anche le Soundcore. La Soundcore. Cioè l'Anker non è male come marca. Ma comunque in generale.
Penso che ormai le casse Bluetooth dove vai, vai bene. A meno che non vedi. Non vai di quelle delle palle. Però all'incirca dove vai, vai bene. Le marche migliori sono JBL, Sony. In sostanza queste. Poi ci sono, se vuoi spendere di più, sono le Bose. Le Ultimate Ears. Però ce n'è proprio di tutti i tipi. Quelle dove di solito, quelle dove ci sono gli schizzi nell'immagine di profilo dell'articolo così, vuol dire che sono una merda. Di solito funziona così. Vai, becchi bene. Amici, io tanto domani mattina dormo, ragazzi. Domani mattina fa la live Marco su Pokémon. Scemo. La vorrei vedere in realtà, quindi mi sa che mi sveglio. Io lo uso la cassa Bluetooth, ce l'ho sopra il letto. Ce l'ho. Che il mio letto è qui a sinistra mia. Con la Ramonza, quando ci vogliamo guardare un film, robe, giro il mio schermo questo qui, lo giro verso il letto, accendo la cassa Bluetooth. Una volta accesa, lei si collega direttamente al mio PC e passa subito al canale della cassa, e quindi me la uso come cassa del computer. Quindi, cazzo, domani mattina potrei andare alle poste. Porca miseria, ormai dormo. Fangiulo, ci penserò. Amici, dai, vi abbandono. Vi ringrazio di essere stati qui. Vi ringrazio già da ora se acquisterete delle cose dai nostri link per supportarci. Siete delle bijou, tutti quanti. Comprate le cuffie, spacca la faccia, ragazzi. Ciao belli, un saluto a tutti quanti e buonanotte, a domani mattina.